Allora, ciao a tutti e tentiamo un collegamento, il primo, con due osservatori dell'astrocamp Manciano. L'astrocamp Manciano fa parte dell'agriturismo La Svolta che si trova a Manciano e che da qualche anno ha cominciato a proporre un'area dedicata a noi astrofili, con la possibilità di avere delle piazzole dove poter allocare degli osservatori, dei piccoli osservatori, che hanno la caratteristica appunto di essere degli osservatori remotizzati. E ci sono adesso 12 piazzole, credo siano 12, sono state tutte occupate e con qualcuno che mi sembra che deve ancora finalizzare la costruzione del suo osservatorio e invece già chi c'è da un po' di tempo. È un piacere perché quando arriva lì sostanzialmente non c'era nessuno, era il DSO, il mio, nel deserto. Adesso siamo in 12 ed è venuto veramente una piccola cittadina. E in questa cittadina c'è l'osservatorio di Oscar che prima o poi troverà il nome e ce lo comunicherà al suo osservatorio e ce l'abbiamo in Esatto. diretta qui, quindi in questo momento sulla sinistra c'è il Digital Stargate Observatory che chiaramente è tutto buio perché ci devo accendere la luce dentro, e invece a destra abbiamo l'immagine di Oscar con l'immagine centrale che è diretta dal suo osservatore. Quindi quella bella stella che stiamo vedendo è in diretta perché sta acquisendo l'immagine adesso e non sappiamo che stella è. Quindi Oscar magari si presenta un attimo col suo osservatorio, ci dice un po' la sua esperienza, no Oscar? E poi anche insomma, la tua strumentazione e il tuo setup. Esatto, sì, è stata un po', diciamo così, la costruzione dell'osservatorio è stata un po' una cosa tribulata perché il progetto è iniziato a novembre dell'anno scorso facendo la prima visita all'astrocampo di Manciano. Avendo valutato la qualità del cielo, ho deciso di buttarmi in questo progetto dove ho visto la luce, la costruzione della casettina. Non è una cupola la mia, purtroppo sarà una casettina con un tetto scorrevole, molto semplice. È stato installato a fine maggio, praticamente da giugno è entrato in funzione. In questo momento, 2 settimane fa, come detto, ho fatto la sostituzione della montatura. Ho installato un GM 2000 KPS in modo da avere una performance migliore e anche per poter riuscire a fare astronometria, diciamo così, decente. E montato un RC 12 pollici della GSO con una telecamera, con un CCD, una G2 4000 della Moravian, in bianco e nero ovviamente, con un rotoportafiltri e 7 filtri tutti della base, dall'illuminanza e niente, quello che stiamo vedendo, quello che ho puntato in precedenza è la stella più luminosa della costellazione di Auriga, è Alfa Aurigae. E la costellazione di Auriga è una costellazione molto interessante perché contiene molti resti di supernova, tra cui anche una nebulosa molto bella, ma impossibile da acquisire con il setup attualmente, che è la Flaming Star. Però ci sono anche la IC410 con i due girini, sarebbe molto bello anche quelli riprenderli da un stupendo cielo di Manciano. Quindi nel frattempo stai riprendendo quella luce accesa, no? Nel senso Sì, che da una parte si vede il esatto. telescopio e l'altra parte si vede, ma diciamo pure che è una notte con la luna, no? Quindi Esattamente, sì, una notte che c'è la luna, siamo appena usciti dalla fase di luna piena, quindi adesso non so esattamente che fase è sicuramente una calante, però sta disturbando molto abbastanza parte, diciamo così. Ma adesso diciamo così, facciamo vedere un attimino a muovere la mia strumentazione puntando su Beta Aurigae, che è questa stella in parte, che vediamo qua nel planetario che utilizzo. Io principalmente, diciamo così, per familiarità utilizzo MaxINDL come software di acquisizione. Come completamento all'automazione dell'osservatorio, invece utilizzo Voyager, affiancato al software Viking, che
mi permette una completa gestione da remoto veramente in maniera. Allora, Oscar, io farei un recap, no? Nel senso che magari sono dati tecnici che condividiamo con gli astrofili. Però magari chi magari vede per la prima volta un osservatorio, no? In questo caso si parla di osservatori amatoriali, ma insomma, comunque un osservatorio astronomico. Ecco, qual è, che cosa bisogna avere, no? Per poter, come si dire, gestire un osservatorio. Quindi, il software piuttosto che un telescopio, piuttosto che una camera, ecco, che cosa stai usando adesso Allora, diciamo che per farlo ovviamente capire un po' a tutti? sì, allora il discorso è qua molto semplice. Io ho la necessità, essendo da remoto, fare tutte quelle azioni che normalmente vengono fatte quando si va sul campo, su situazioni manuali, quindi come ad esempio l'inserimento della tensione come l'alimentazione per quanto riguarda le telecamere, quanto riguarda il focheggiatore, le ventole. A dare tensione alla montatura. In questo caso io utilizzo una schedina della Denkovi, una schedina anche tra virgolette molto semplice e anche poco costosa e molto affidabile. Fino adesso diciamo non ho avuto nessun tipo di problema, che mi permette di poter gestire delle uscite digitali in modo tale che siano come diciamo così, dei pulsanti di accensione o spegnimento di corrente. Io con questo, diciamo così, con il Viking, che è questo software che adesso in questo momento vediamo in primo piano, io posso attivare o disattivare tutte le funzioni, diciamo così, da casetta, come quella di aprire il tetto, chiudere il tetto, addirittura fare un arresto di emergenza, dare tensione alla montatura, dare tensione al focheggiatore, spegnere, accendere, insomma, anche per il sistema. Quindi diciamo, innanzitutto c'è una struttura, no? Che normalmente ha un tetto di copertura che viene comandato per chiuderlo ed aprirlo. Poi dentro c'è un telescopio il quale si muove con una montatura e poi c'è un PC, un computer, e qualcuno c'è anche più di uno, che è collegato a tutti questi sistemi, che poi magari sono complessi, li vedremo piano piano. Ma che sostanzialmente deve dare la possibilità di poter inquadrare un soggetto tramite un software che sarà un planetario, che è quello che noi stiamo vedendo adesso che tu hai aperto, e poi, quindi con il software si inquadra il soggetto e si dice alla montatura, no, di puntare il telescopio in quella direzione, e poi c'è un programma di acquisizione che invece gestisce la camera di ripresa, che non è una normale comune macchina fotografica, ma anche quella è stata usata, insomma, in questo caso sono altri strumenti, il quale software appunto gestisce l'acquisizione. In questo momento tu hai inquadrato appunto questa bellissima stella. Questo è un po', no, in generale. Poi Sì, chiaramente sono entrato un po' la spiegazione totale credo che sia abbastanza complessa, perché solamente no, per un minimo aspetto mi dicevi che c'erano tutta una serie di schede, no? assolutamente, è uscito il mail tecnico che è dentro il mio corpo proprio. Diciamo in questo caso, no, effettivamente tu hai spiegato benissimo quello che si deve fare o quello che serve per poter appunto fare un'impresa da remoto come in questo caso. È ovvio, tutti questi software qua devono comunque lavorare tra di loro, il planetario deve parlare con la montatura, la telecamera deve parlare con altri software per poter ottenere l'acquisizione. Ovvio, io il software che utilizzo maggiormente, appunto, come ho già detto, è MaxinDL. Esistono tantissimi altri software comunque per l'acquisizione e anche gratuiti, diciamo. Planetario, per esempio, è un planetario gratuito che permette appunto comunque l'interfacciamento con la maggioranza delle montature. Per quanto riguarda la ripresa, ci sono software gratuiti. Se non ricordo male, non l'ho mai usato personalmente, mi sembra che si chiami DSS, SkyStacker. Quindi esistono sia software di un certo livello, sia software gratuiti. Quindi chi si vuole approcciare all'astrofotografia si può rivolgere anche utilizzando questi programmi comunque. C'è da dire che diciamo che questa strumentazione è una strumentazione comune per chi fa ripresa
astrofotografica, no? Nel senso che ha bisogno sempre della montatura, ha bisogno del telescopio, ha bisogno del PC. Il Esattamente. tutto poi forse si complica un pochino nel momento in cui questi strumenti stanno a 150 km, oppure quanti chilometri stanno da casa tua? Ecco, 500 km da casa. quindi tu in questo momento, no, con i mezzi della tecnologia, noi ci vediamo a circa 700, boh, 650-700 km, e in mezzo, più o meno, più spostato verso di me, c'è l'astro Campanciano, e tu stai a 500 km, quindi contemporaneamente ci parliamo, ma stiamo anche in qualche modo comandando e seguendo. Esatto, io in provincia di Brescia, tu Fabio Massimo vivi a Roma, se non vado errato, Sì, e sì. l'altro campo si trova a Grosseto, tanto per essere meno geograficamente parlando. Esatto. Esatto. Allora, ok, quindi in questo momento tu stai puntando una stella. Io penso, magari, non so se devi fare calibrazioni o cose varie, ma insomma, giusto per far dare un'occhiata. C'è un soggetto che ti piace particolarmente durante il cielo invernale, no? Nel senso, il cielo attuale. Sarebbe anche carino sul planetario far vedere un attimo qual è il cielo, che chi alza gli occhi al cielo sostanzialmente non c'è però un inquinamento luminoso, perché nella città diventa tutto complicato, ma purtroppo ormai è anche fuori. Che cosa potrebbe vedere? Io credo che ci sia Orione abbastanza alto adesso, comunque l'auriga che tu stai puntando. Sì, C'è esatto. un soggetto che ti piace particolarmente, che magari sta fuori dalle nuvole, ma mi sembra dal webcam che stiamo inquadrando adesso in tempo reale, il cielo sia abbastanza sgombro. Sì, esatto. Sì, oddio, diciamo che a me piace tutto, sinceramente, avendo più strumenti, diciamo così, mi piace fare fotografia a campo largo, no, soprattutto mi piace fare anche fotografia con uno strumento con un RC. Ovviamente questo qua è uno strumento dedicato a particolari tipo galassie, nel senso che la maggior parte che tenterò di fotografare sono o a massi tipo M13, tipo M5, o comunque galassie, le galassie conosciute. Sono una serie di galassie, tantissime, non sono riuscito a fotografare come tipo M82, o altrimenti anche la semplice flemmista. Quella che c'è in Orione, la M78, che è una nebulosa nero azzurra essendo interista. Diciamo, c'è questo, mi piacciono molto, insomma, questi colori. Allora, io direi, no, per cercare di, magari concludiamo questa prima prova tecnica che abbiamo fatto, cercando un po' di illustrare quello che può essere un osservatorio amatoriale, ma comunque sia, insomma, abbastanza che c'è la possibilità di vedere anche delle cose importanti. E poi l'osservatorio amatoriale comunque si fa anche ricerca, insomma, si. Sì, Ne parleremo esatto. più avanti. Ecco, io direi, ti piace M82? Vogliamo puntare a M82? Stavo cambiando, diciamo così, idea, mi hai fatto venire a provare a fare una prova, vedere sul, facciamo vedere la testa di cavallo, proviamo a far vedere la testa di cavallo con una posa di 30-40 secondi Ma al ce l'hai la minimo. CAF montato sul filtro? Sì, ce l'ho la E allora CAF. rimettiamo la CAF, poi dopo magari ne approfondiremo sull'utilizzo dello Facciamo stesso. una chiacchiera ancora, intanto comincio a puntare di così, diciamo, e vediamo cosa viene fuori. Ok, quindi magari spiega adesso quello che stai facendo Allora, tecnicamente. l'idea che mi è venuta adesso nel parlare con Fabio Massimo è stata quella, appunto, mi ha dato diciamo, questo il là per andare sulla costellazione di Orione, che è quella che noi vediamo in cielo, le tre stelle praticamente allineate sono in direzione verso sud in questo momento. Nella zona ci sono nebulose molto importanti, una delle più famose è proprio la testa di cavallo. La testa di cavallo, beh, noi astrofili, diciamo così, conosciamo che si chiama Tipo 3, è una nebulosa oscura. Diciamo che in questo momento sto andando sul planetario, sono andato a cercare la mia B33, che è questo quadrato consegnato appunto al numero della nebulosa.
dirò al telescopio in questo momento di puntare su questa nebulosa per poter poi poter riprendere, vediamo un attimino se con un minuto di tempo, 30 secondi di tempo, sarà sufficiente per cominciare a vedere un qualcosa su questa nebulosa che è molto conosciuta. Dovrebbe partire adesso, dovrebbe partire. Ok. Vediamo qua a destra il telescopio che si sta muovendo. Poi diciamo che quando si fanno le cose seriamente, cioè che si acquisiscono le immagini ore e ore di posa, noi la luce la spegniamo. Sì, esattamente, esattamente. Però per motivi di diretta, diciamo, devo assolutamente tenerla accesa. Proviamo un BIN in 2. Siamo già in BIN in 2, esatto. Proviamo 30 secondi, vediamo che cosa esce. La montatura, questa montatura qua, la 2000, è fantastico, appunto questo, di poter fare riprese anche tempi abbastanza lunghi senza dover attivare la guida. Anche se, diciamo così, ha questa caratteristica nel caso di esposizioni di un certo tipo, quindi anche 900 secondi, comunque preferisco sempre controllarla tramite una guida fuori asse e una telecamera appunto di guida. Eccola qua, guarda che si comincia già a intravedere. Sì. Vedete qua così, possiamo provare a... Questa in diretta ti sei hai fatto una ripresa su una nebulosa oscura, no? Che si staglia su un campo di vabbè, a calfa poi diremo che cos'è, ma insomma, ecco. Quanto Sinceramente, hai fatta una fatto in Benin 2? 30 secondi. Ok, adesso prova a fare 3 minuti che forse così vede un po' meglio, dagli 3 minuti magari al volo. Vediamo. Il problema ovviamente tutti gli amici astrofili sanno, il problema della fotografia astronomica è che ci vuole molto tempo per accumulare il debole segnale, no? Che viene dagli oggetti del cielo profondo. Sì, lo facciamo in H-alfa comunque. Sì. Vediamo. Comunque, ok, partita la posa, partita. Sì, diciamo così che il nostro hobby purtroppo non è un hobby molto semplice. Anche quando sono partito pensavo di dover mettere la macchina fotografica al telescopio, diciamo così, facevo partire la mia posa di 30 secondi, pensavo di ottenere già immagini perfette tipo Hubble. Mi sono reso conto poi, strada facendo, che non è così assolutamente. Per fare una buona foto servono più notti, servono e serve una costanza e il segnale massimo di vittus è vero, non è mai sufficiente. Cerchiamo sempre di ottenere sempre più segnale possibile per avere sempre fotografie migliori comunque. Comunque ricordiamoci anche un'altra cosa, il setup attuale non è predisposto solamente per fotografia amatoriale, diciamo così, ma in futuro spero insieme a te di riuscire anche a fare qualcosa di scientifico, cioè quindi misurazione di magnitudo, misurazione di grandezza di asteroidi o ricerca di supernove o qualcos'altro. Beh sì, perché diciamo che in campo, nel frattempo così se si fa l'acquisizione, noi prendiamo un po' di tempo chiacchierando. Gli astrofili, gli amatori fanno delle cose importanti, nel senso che possono contribuire a quello che può essere la ricerca con la misura asteroidale, cioè asteroidale, la misura astrometrica, quindi la posizione di asteroidi, la scoperta di nuovi asteroidi piuttosto che la rilevazione della luminosità, chi si occupa di variabili, quindi di misurare anche di scoprirle la variabilità della luminosità delle stelle. C'è anche un italiano, Giuseppe Donatiello, che ha addirittura scoperto una galassia, no? Giuseppe ha scoperto, pubblicato un mese fa, una galassia, e credo che insomma sì, scopro tutti i giorni, ma insomma addirittura da dargli il nome, l'ultima che mi ricordo in Italia erano quelle di Maffei, se non mi sbaglio. Vediamo se Giuseppe ci viene a far compagnia una sera anche a noi, no? Così magari potremo puntare la sua galassia in diretta, no? Anche se è estremamente debole, vedere che.
è un po' evanescente, però si potrebbe provare, si Sì, potrebbe. magari su un cielo buono e senza luna. Ah Senza luna e con le telecamere spente, sì, l'idea sempre. è a telecamere, a lampade sicuramente spente, perché è una regola principale, insomma. E purtroppo, no, alzando gli occhi al cielo, ci sono tanti oggetti in Orione pure che teoricamente si vedono, la M42, no, anche con... Nuovo, esattamente. Chi ha un occhio allenato M42, M31 M31. lo possono vedere tranquillamente. Nel frattempo noi vediamo l'immagine che ti sta uscendo Esatto. fuori Sì, adesso. adesso vado a sprecciare un attimino perché ovviamente qui sono sprecciata. Sentiamo adesso. Sì, bisogna girare la testa per Sì. vederla, ma insomma, eccola qua. Adesso contrastiamo un attimino, ecco, adesso forse si comincia a vedere molto meglio. Che questa è proprio la parte centrale, si vede. Ovviamente per ottenere, diciamo così, una foto ottimale sarebbe da riprendere la notte intera. Vediamo se riusciamo a girare l'immagine. Non mi ricordo come si fa a girare le immagini, si può. Maxime non mi ricordo nemmeno io, ma tipo image rotate, qualcosa del genere. Edit forse. Sì, è qua, è qua, qua. Giro a destra. Ecco, qua. Ci vede comunque? Sì, si vede bene. Si vede bene, nel senso, considerando il cielo, i 3 minuti di riprese in H alfa. Esattamente. Questo per far capire anche questo, diciamo, questo è un soggetto che è abbastanza luminoso, no? Nel senso che abbiamo fatto apposta, ecco qua, stasera abbiamo fatto apposta, considerando le condizioni, è un soggetto che ovviamente abbastanza luminoso. Noi parliamo sempre di aspetto astrofotografico, perché quello che si vede in fotografia, ahimè, Oggetti che ok. non so se si vede visuale, sinceramente, non ci ho mai messo. Beh, con i filtri in H alfa. Ah, ok. Ah, questa è la fotografia professionale e la metto qua. Ora, una fotografia professionale, che poi è professionale, astrofili anche che fanno foto di questo genere. In questo caso, per dovere di cronaca, è stata presa da Wikipedia e ci dovrebbe pure dire, appunto, dovrei pure saperlo io, che credo forse di Adam Block, se non dico una stupidaggine. Vediamo un po', fonte è Imagine Deep Sky, vediamo un pochino, è di, se ce la facciamo, è incredibile, perché sono andato sul sito, è uno di quelli famosi, beh certo, è di Ken Crawford, che ha fatto un capolavoro totale, quindi immagine di Ken Crawford. Questa Esatto. immagine è stata realizzata con ore e ore e ore di esposizione, cioè si parte da qui, diciamo che ovviamente è un po' più profonda, perché pose singole anche di mezz'ora, 40 minuti, rispetto ai tre che Oscar ha fatto e che ce l'ha tirata fuori al volo per farcela vedere. Si parte da, queste sono stelle che si riconoscono, si parte da pochi minuti, poi diventano ore e ore e ore di acquisizione, dove in questo caso Oscar, mettendo il filtro dell'H alfa, la parte bianca sostanzialmente è l'emissione, quella che si vede in rosso nella foto a destra, e tra l'altro bella risoluzione, perché insomma guarda che bel campo che hai, e poi si aggiungono i colori, ma questo è il lavoro che viene alla fine dopo ore e ore e ore e ore, no, di acquisizione. Quindi le foto che noi vediamo in realtà non nascono proprio così da 3 minuti di ripresa, ma nascono da ore e ore e ore di acquisizione nei singoli poi canali, se viene fatta con l'utilizzo di diversi filtri, come fai tu, come faccio io, come fanno la maggior parte, e poi dopo devono essere elaborate successivamente, e quindi insomma, è un lavoro che richiede mesi, probabilmente, sia d'acquisizione e poi insomma anche molte molte ore al computer di elaborazione, no, Oscar? Esatto.
un altro oggetto molto interessante, se vogliamo dare un'occhiata molto, molto vicina, si trova proprio anche qua vicino alla V33, alla testa di cavallo, che è proprio la fiamma. Direi di sì. Difatti, una cosa, diciamo così, normalmente si fa vedere su una foto, non molto più largo, è proprio la famosa cavallo che guarda la fiamma. È questa, diciamo, nebulosa qua in parte, la NGC, non vedo bene, cos'è, 2263, non la vedo. Che appunto la fiamma, questo qua in questo caso credo che la ripresa la faremo un pochino più veloce perché è molto secondo me vediamo cosa esce. Comunque ci sono tantissimi oggetti, cioè per l'astrofilo che si vuole avvicinare a questo, per la persona che vuole avvicinarsi a questo hobby, deve pensare comunque che il cielo è pieno veramente di meraviglie. Devi pensare anche di uscire dalle città e andare in posti bui, no? Esattamente, io infatti, guarda, io sono innamorato dell'astronomia il giorno in cui ho visto M13 per la prima volta. Mi si è aperto un mondo veramente. E l'ho visto in visuale, cosa che non pensavo neanche di approcciarsi. Sì, mi interessava l'astronomia come campo, ma non di arrivare a questo punto. E io lì sono innamorato, ma eravamo anche a 1800 metri d'altezza, eravamo con uno strumento importante e lì veramente mi è partito proprio il cuore, sinceramente. E da lì non sono più tornato indietro. Vediamo fatto che è successo. Beh, si vede la testa di cavallo che sta lì a sinistra. Difatti. Ah no, ma perché ho sbagliato io? Hai puntato da un'altra parte. Perché questa poi? Questa qua è la nebulosa blu che tu facevi vedere prima. Esatto. Sbagliato. Eh sì. Venti 24 di fatto. Sbagliato. Ho sbagliato. Hai puntato un altro oggetto, fondamentalmente. Sì, esatto, ho buttato un altro oggetto, ho buttato quella nebulosetta blu che vedevamo prima, adesso mi si è un attimino impiccato via, quindi stop. È tornato. Facciamo partire la posa anche qua, molto veloce. Qua sarà molto disturbata, diciamo così, questa foto comunque dalla presenza della prima stella che Anche bassa. si chiama Alnitak, perché è molto molto luminosa, è molto luminosa, però diciamo così, tanto per lo dico. Dopo di vicino ovviamente c'è, prima c'è la nebulosa di Orione, la M42, che è stupendamente bella con il suo trapezio ed è un oggetto di quelli che si possono vedere anche a occhio nudo. E quasi quasi dopo per chiudere, Sì. no? Questo primo tentativo insomma, di collegamento live con gli osservatori, e poi magari pensare di fare qualcosa di interessante, insomma, vediamo nel futuro, ma Oscar, qualche idea in testa ce l'abbiamo. Io poi andrei proprio a chiudere su M42, che dici? Tanto Sì, nessun problema, siamo lì due passi. nel tuo campo, insomma, Sì, come. ovviamente M42 diciamo, eccola qua. Questa qua, la stella qua a sinistra, vediamo che è Alnitak. Ok, Ah e no, questa. io stavo. Aspetta che si sa. Eccola qua la fiamma. Stava inquadrando il tuo telescopio che operava. Ok, e questa a sinistra è Alnitak e questa qua è proprio la fiamma, diciamo che prima. È ovvio, qua abbiamo fatto un'esposizione molto veloce di 60 secondi come ripetere, su un cielo dove molto probabilmente anche vicino alla Luna in questo momento. Servirebbero altre serate e fatte, diciamo così, con altre condizioni ambientali. Ma comunque questo qua è il senso, diciamo, di quello
di quello che andiamo a riprendere noi, di quello che visivamente non si vede, ma si riesce a fotografare o a vedere comunque con telescopi importanti. Sono tutti oggetti molto, molto, molto interessanti. Per concludere, comunque, diciamo, passiamo a M42, che è sempre nella Che zona. si vede a occhio nudo da cieli bui, un bel telescopio. Anzi, addirittura i visualisti, no, discutono sempre sul fatto che questa è una delle poche nebulose che si riesce a percepire in qualche modo il colore, perché l'occhio umano è fatto per i dettagli, ma non è fatto per la sensibilità. Quindi, in realtà, qui noi stiamo vedendo delle foto in bianco e nero perché si utilizza una tecnica che significa mettere dei filtri e poi compattare successivamente in fase di elaborazione l'immagine per ottenere immagini a colori come quella che abbiamo visto prima. Quella era meravigliosa di Ken Crawford, ma insomma, per avere un'immagine a colori. Mentre invece, quindi bianco e nero è dato solo dalla tecnica che si usa, perché tu in questo momento stai usando uno solo dei filtri, mentre invece Esatto. l'occhio umano in visuale ha la difficoltà di... Anzi, sarebbe interessante poi invitare qualche visualista, no, che mentre si inquadrano oggetti ci dice quello che è la percezione di quello che può essere la visione oculare. Hai visto che ha passato il meridiano? Direzione in un attimo. Fatto Si è fatto il giro dall'altra, sì, perché... giro. Niente, diamo un'occhiata sempre col filtro H alfa. Binning 2, 60 secondi di posa. È ovvio, questo qua è un campo che non è adatto a questo tipo di telescopio perché non riesco a riprendere quello che non è usato. Faremo vedere un Diciamo che attimino. ingrandisce un po' troppo rispetto all'estensione. Dovrei fare un bel mosaico, diciamo. Potrebbe essere anche un'idea in futuro di fare un bel mosaico di M42, insomma, che è una bella. Poi faremo anche una cosa per concludere, faremo vedere il campo inquadrato messo sul planetario per far rendere conto anche di quanto Che stiamo porzione di cielo prende la tua camera? telecamera con il telescopio binato, ovviamente. Che ovviamente, ovvio, diciamo così, in base al telescopio che si ha, quindi la lunghezza focale, il tipo di campo però si riprende. Certo, porzione angolare del cielo, qua è esploso. Qua torniamo a dire quello che dicevamo prima, che è visibile a occhio nudo e si vede anche dalla foto la differenza tra la fiamma 60 secondi e questa 60 secondi. Però guarda che si E che vede bella però, sempre bella, devo dire, M42. la classica, quella sì, sto cercando di vedere. Comunque, vabbè, il trapezio è bruciato della parte centrale, però vorrei stirarla molto al contrario per far vedere che non è venuto nulla. Poi così comunque vediamo tutte le velature della nebulosa e vorrei fare una cosa molto semplice che è questa qua, andare a proporre la fotografia appena fatta. Vedi. Questo qua campo che Aspetta che riduco un attimo, altrimenti non si prende. Eccolo qua, dai. Ok, questa è l'immagine che sta caricata sul planetario, cioè sul software che ha insomma, la cartografia del cielo che viene utilizzato per l'indirizzo. tanto per far rendere conto di quanto anche piccolino è rispetto a quello che noi possiamo vedere che sono le tre stelle della cintura di Orione, che sono queste, e il campo che sto andando a riprendere, che è una porzione molto piccola. Adesso non ricordo se sono su 0,5 per 0,4 gradi o 0,5 per 0,5 gradi, una cosa minima proprio, minima. E niente, tutto qua. Il telescopio sta funzionando bene, diciamo. Ok, allora io ti lascio alla tua nottata, per meglio dire, il remoto funziona, che poi si spera che il telescopio se ne va in automatico fino a domani mattina a riprendere, mentre noi ce ne andiamo a dormire. Esattamente, lo Però ti lascio puntare, insomma, gli oggetti della, o l'oggetto della tua serata. Poi magari speriamo che anche qualcun altro si aggiunga dell'astrogampe, così ci possiamo anche collegare con
con i loro strumenti e poi inventarci qualcosa circa quello che può essere una nottata, andando a puntare gli oggetti più conosciuti, che, ad esempio quelli del catalogo Messier, o magari di particolare rilevanza durante le notti nei vari periodi dell'anno. Che dici, Oscar? Non ti sento più. Ma hai ceduto all'ultimo. Non si sente più. Non si sente il microfono. Parli, ma non si sente. Mannaggia. E vabbè, Oscar, purtroppo ci ha ceduto proprio all'ultimo. Ok, ti ringrazio. E vabbè, piano piano poi aggiusteremo un po' anche le questioni tecniche. Ciao Oscar, buonanotte e buon lavoro.